Il 23 ottobre, presso la sala Capra Nichetta, in piazza Montecitorio 125 a Roma, lui ci promuove il convegno tra diritti e libertà, un cammino comune, norme, leggi e comportamenti sociali a tutela del cane guida e di assistenza. L'obiettivo dell'incontro è quello di attirare l'attenzione delle istituzioni e dei cittadini sulla proposta di legge AC 1485, allo scopo di garantire la gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi su tutti i mezzi di trasporto pubblico, l'accesso ai mezzi pubblici anche alle persone diabetiche accompagnate dal cane di allerta e l'estensione del diritto di essere accompagnato dal proprio cane guida anche sui mezzi di trasporto privati che svolgono un servizio pubblico come i taxi e le auto a noleggio con conducente. Inoltre si vuole ampliare il diritto di accesso con il proprio cane guida anche per tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, quali ad esempio le strutture sanitarie di ricovero pubbliche e private, le scuole e università pubbliche e private, le strutture ricettive, i convitti e i luoghi di cultura pubblici e privati, nonché le spiagge e gli stabilimenti balneari. A discutere e confrontarsi sull'esigenza di ampliare ed estendere sempre di più il diritto di accessibilità a tutti i cittadini ipovedenti o disabili, ci saranno tanti padroni di cani guida, istituzioni, associazioni e persone che vivono tutti i giorni le difficoltà di non poter accedere ancora a tantissimi luoghi con il loro animale. Al termine degli interventi, gli ospiti sono invitati a dirigersi verso Piazza di Spagna per una bella passeggiata collettiva guidata da alcuni degli amici a quattro zampe e dai loro padroni.